Oggi non solo siamo riusciti a identificare, a sanzionare tutti i nemici che compongono questo sistema inquinante, oggi siamo riusciti ad occupare, a bloccare l'intero nucleo cittadino. È evidente la soddisfazione degli organizzatori per essere riusciti a schierare circa 2000 ragazzi, facendo sì che anche Vicenza aderisse al nuovo Global Strike for Future, la manifestazione nata dalla protesta pacifica della studentessa svedese Greta Thunberg contro lo scarso impegno della politica sui cambiamenti climatici. Dalla Malesia al Veneto, al Bangladesh, all'America, ci sta coinvolgendo tutti e noi come giovani siamo stanchi perché abbiamo ancora una lunga vita davanti. Non ci rimane altro che bloccare e invertire la rotta effettivamente. E visto che le istituzioni, chi di dovere non lo fa, siamo costretti a farli noi dal basso. Siamo qui per manifestare pacificamente, infatti nessuno ha fatto male a nessuno e senza posizioni partitiche. Da tutta la provincia sono giunti gli studenti che si sono dati appuntamento in stazione alle 9 e dopo aver attraversato il centro storico sono giunti al centro direzionale dell'Enel, ritenuta simbolicamente corresponsabile dell'inquinamento da combustibili fossili. Attenzione! Quattro tematiche, principalmente la critica alle grandi opere inutili, la critica alla deforestazione in Amazzonia e la fast fashion, la critica all'eccessiva cementificazione nella città e la critica all'estrazione di carbon fossile.